Governo, il giorno di Mario Draghi al Senato, dal Premier, l'appello ai partiti, siete pronti o no a ricostruire il patto di fiducia? Nel pomeriggio il voto, da Bari intanto la CISL Impressing prosegue nel suo lavoro, c'è già un'agenda tracciata. Una presunta truffa con i centri di accoglienza per migranti scoperta dalla Guardia di Finanza di Otranto, in tutto 35 le persone indagate, in corso sequestri di conti correnti e immobili. Arriverà nelle sale italiane il prossimo 22 settembre Ti mangio il cuore, la nuova pellicola del regista barese Pippo Mezzapesa, con protagonista Elodie, la sua prima avventura cinematografica. Buon pomeriggio, bentornati in nostra compagnia, appuntamento in diretta con l'informazione che si apre con la politica, con la crisi romana ma anche con l'attesa pugliese, perché questo è il giorno del discorso di Mario Draghi al Senato, un discorso che difatti rimette la palla nella metà campo dei partiti, ai quali va l'appello ma anche la domanda di fondo: siete pronti o no a ricostruire il patto di fiducia? Quattro punti quelli elencati dal Presidente del Consiglio, entro il tardo pomeriggio il voto, in mezzo la discussione, la sta affrontando in questi minuti il Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte, si è aperto un quarto d'ora fa un vertice del centrodestra di governo a Villa Grande con Silvio Berlusconi e con Matteo Salvini. E allora, per capire quali sono gli umori in questa fase, per capire come si vanno posizionando sulla scacchiera le forze politiche, e in gran parte lo capiremo dagli interventi nella discussione e dalla stessa giusta posizione, noi ci colleghiamo subito con il nostro Francesco Manigrasso, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, Francesco. Sì, buon pomeriggio a voi, Antonio, e spettatori. Allora, come hai detto tu, le sfide dell'Italia per affrontare un governo forte e coeso. Il paese serve un nuovo patto sincero, e i partiti, siete il deputato Mario, che ricostruire la domanda che è stata fatta dal Presidente del Consiglio ai partiti. Siamo qui in questo modo solo per gli anni. Questa è una risposta che dovete non e tu della chiamata l'Italia. Mario ha concluso comunque il discorso al Senato, fermo il 5 Stelle e lei che non hanno applaudito l'ultima parte, diciamo si è aperta anche una fase di discussione. Adesso Salvini si trova a Villa Grande a incontrare il presidente Silvio Berlusconi per un colloquio, la parte di maggioranza che sostiene, il governo forte, dall'altro ha incontrato i suoi, capire insomma fare in vista del voto del 30 di Francesco. Abbiamo qualche problema tecnico con l'audio, facciamo così, io in attesa di perfezionarlo farei ascoltare le voci che hai raccolto a margine di quello che è accaduto questa mattina e ci riproviamo più avanti se siamo in grado di ritrovarci anche con l'audio. Facciamo così, intanto le voci che ha raccolto il nostro Francesco Manigrasso e torniamo tra un attimo da lui. Partito Democratico, che come me chiama la responsabilità, ha il coraggio di dire a 6 mesi dalle elezioni che non vuole più fare la battaglia in Parlamento per battaglie legittime per sé, che sono la cannabis, che sono, su cui non c'entra il governo, ma che sono assolutamente divisive? Perché se non ha questa possibile disponibilità è il Parlamento che risponde di no a Draghi. Semplicemente detto una cosa, io cose non serie non le faccio. Volete continuare su un programma serio, senza scostamenti di bilancio, senza concessioni balneari, senza... come posso dire, veti su reddito di cittadinanza e super bonus? Bene, se non volete, ciccia, sono fatti vostri, e ha fatto bene a far così. Penso che ci si stia prendendo del tempo per riflettere e credo che sarà una decisione che rappresenterà tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, tutti i senatori e tutti i deputati. Dicevamo, la crisi a Roma, l'attesa in Puglia, vale per la prima linea dei partiti, tutti schierati, tutti coinvolti, ma vale anche per i provvedimenti. Intanto il piano casa, che ha visto il primo disco verde in commissione, arriverà in aula entro il 26, diversamente non potrebbe essere, perché il rischio è quello di scantonare oltre la pausa estiva della massima assise. Il primo via libera c'è, il secondo ha poco meno di una settimana per concretizzarsi in aula, per non impantanarsi nella pausa estiva della massima assemblea pugliese. In regione è fumata bianca sul piano casa, almeno in commissione.
festeggia Fabiano Amati, proponente del programma Ecocasa, che aveva depositato il testo dopo l'impugnativa dalla capitale per sostituire quello prorogato negli ultimi anni dopo la legge del 2009 a farsi carico della mediazione con il testo a trazione Dem e il lavoro dell'assessorato e del governo, è stato il presidente dell'organismo Paolo Campo, centrale. Sarà il ruolo dei comuni, saranno loro a individuare gli ambiti nei quali far valere le norme per ampliamento, demolizione e ricostruzione. Per il primo caso non si andrà oltre il 20%, per il secondo si potrà arrivare fino al 35%, si andrà più spediti con lo strumento della variante agli strumenti urbanistici locali senza doppio passaggio obbligato con l'ente di via Gentile e potranno essere modificati anche i mobili nelle aree agricole, prima precluse. Chiaramente qualunque intervento andrà fatto negli argini del piano paesaggistico territoriale, si precisa, e sarà impossibile per quelli abusivi anche solo parzialmente. Proviamo a tornare dal nostro Manigrasso nella capitale, Francesco. Sì, Antonio, spero adesso si capisca l'audio. Prego. Ok, perfetto. L'unica strada, dicevamo, se vogliamo restare insieme e ricevere il capo, questo ha detto il Premier Draghi, con coraggio, altruismo e credibilità. La risposta dei partiti è attesa chiaramente appunto il dibattito adesso che si sta svolgendo in testo. Come dicevo poc'anzi, la chiamata intorno alle 18:40 per capire anche quale sarà la posizione non solo di Giuseppe Conte, che ha riunito prima i suoi all'interno di Madama per un incontro e anche per appunto quale linea adottare in vista del voto, ma anche di Matteo Salvini, che insieme a Finestra che con l'Italia e il resto della coalizione che sostiene il governo Draghi attualmente, con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ieri ha chiamato il presidente Draghi per incontrarsi a Palazzo Chigi, dopo che c'è stato diciamo quel battibecco avuto il presidente Silvio Mario Draghi, che ha incontrato Enrico Letta prima di anche gli altri. Mario Draghi si è soffermato anche su alcuni collettivi all'interno del programma, come dicevi tu, 4 punti. Allora facciamo così, Francesco, siccome abbiamo difficoltà a seguire, non certamente per la qualità del discorso, ma solo per quella tecnica, rinviamo il collegamento a più miti condizioni, e intanto io ti ringrazio, tanto torneremo ad aggiornarci anche nel corso della giornata su quello che si muove nella capitale. Tra l'altro un appello alla continuità è arrivato proprio dal capoluogo, proprio da Bari, dalla CISL nello specifico, che si era riunita per parlare di piano nazionale di ripresa e resilienza. L'appello: da rispondere all'emergenza dando sostegno alle persone che hanno bisogno, e il bonus dei 200 euro va in questa direzione, nella direzione di aiutare i lavoratori e i pensionati, ma bisogna allargarlo a tutte quelle categorie che ne sono state escluse. Così CISL al governo, chiedendo anche interventi sugli extra profitti ed extra gettito, e ancora a pensare al dopo, alle riforme, quella del fisco e poi quella della previdenza, ma pure gestire tutte le fasi di transizione, da quella energetica a quella digitale. L'interlocuzione è partita, ci sono anche i protocolli d'intesa, un'agenda dettagliata. Ora, spiegano da CISL, servono risposte strutturali. Si parte dal PNRR, ma adesso è il momento di mettere a terra quei fondi. Siamo all'inizio di un lavoro, perché sappiamo che il PNRR arriverà fino al 2026. È importante la programmazione, è importante il confronto, è importante da parte della Regione anche recepire quelle che sono le proposte. Abbiamo fortemente voluto essere partecipi di questo processo nella governance, perché crediamo che vadano assolutamente verificate non solo le condizionalità, ma anche la qualità della spesa, perché già in passato abbiamo assistito all'utilizzo delle risorse che non hanno generato nuova occupazione, lavoro. Oggi, in parte per quello che ci richiede l'Europa e in parte perché c'è una coscienza nuova, abbiamo questa opportunità. È chiaro che l'opportunità arriva con una serie di vincoli e con una serie di difficoltà, perché il problema della spesa in conto capitale non è soltanto la volontà di farla, ma anche la capacità di farla. E la capacità di farla, insomma, dipende dalla capacità delle singole amministrazioni. È la nostra, chiamiamolo così, la nostra ultima occasione, nel senso che come paese non c'è nessun mistero nel calo di crescita del PIL pro capite italiano. È un...
La cronaca con una presunta truffa con i centri di accoglienza per migranti scoperta dalla Guardia di Finanza di Otranto. In tutto 35 le persone indagate e in corso ci sono sequestri di conti correnti e immobili. Dettagli. Un arresto, 6 misure interdittive, 28 indagati per una presunta truffa ai danni dello Stato dal valore di 6 milioni di euro. Sono i numeri dell'operazione della Guardia di Finanza che ha puntato gli occhi su alcuni centri di accoglienza per migranti in Salento. Agli arresti domiciliari Giuseppe Mazzotta, di 54 anni, di Trepuzzi, sospensione dell'esercizio delle funzioni per un appuntato della Guardia di Finanza di 51 anni di Santa Cesaria Terme. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo di frode in pubbliche forniture, truffa, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, accessi abusivi alle banche dati e rivelazione di segreto d'ufficio. Stando alle indagini, gli ospiti stranieri avrebbero vissuto in condizioni diverse da quelle previste dai contratti di servizio, facendo mancare i necessari requisiti socioassistenziali. In alcuni casi, inoltre, la società coinvolta avrebbe certificato la presenza di numerosi cittadini stranieri che in realtà si sono allontanati dalle strutture da diverso tempo, in modo tale da percepire la quota giornaliera spettante per la presenza sul territorio nazionale. Sfruttando società cartiere sarebbero state distratte all'erario somme di denaro pari a circa 3 milioni e mezzo di euro di ricavi non dichiarati, generando un giro di fatture per operazioni inesistenti di circa 2 milioni di euro. Nella mattinata sono stati posti sotto sequestro conti correnti e immobili per un valore di oltre 2 milioni di euro, pari al profitto dei reati contestati agli indagati. Uno degli arrestati avrebbe commesso inoltre reati ambientali. Sarebbe stato accertato il deturpamento paesaggistico con annessi lavori abusivi nella fase di riqualificazione interna ed esterna di alcuni fabbricati esistenti in località Acquaviva della Marina di Diso da destinare a strutture turistico-ricettive, nonché lo smaltimento illecito del materiale di risulta disgaggiato dalla falesia di Santa Cesaria Terme che è stato disperso nella zona marittima circostante il cantiere. Agguato nel Foggiano, ferito gravemente un pregiudicato 42enne, a sparare da una moto sarebbero state due persone poi fuggite. Si spara a Cerignola in zona Dolorata. È successo ieri sera intorno alle 20, quando in città il traffico nell'orario di punta. Giuseppe Russo, di 42 anni, nome già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco, un agguato compiuto da due malviventi in sella ad una moto. La vittima è stata colpita alla spalla, all'avambraccio sinistro e al torace. Chissà se l'intenzione era proprio quella di uccidere non centrando il bersaglio o se chi ha agito lo ha fatto a scopo soltanto intimidatorio. Fatto sta che Russo è stato condotto a sirene spiegate all'ospedale Tatarella del comune Foggiano con prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non in pericolo di vita. Dopo i colpi esplosi in sella ad una moto, i due killer sono fuggiti. L'uomo sembrerebbe non essere inserito in alcun contesto malavitoso locale, ma le indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato. C'è un testimone oculare che avrebbe assistito all'omicidio di Francesco Pio D'Augelli, 17enne, ucciso con una coltellata lunedì sera a San Severo da un 15enne che nella mattinata di ieri si è costituito in questura. È stato lo stesso indagato a farne il nome nel corso dell'interrogatorio tenutosi martedì pomeriggio. È stato sottoposto a fermo il 15enne gravemente indiziato del reato di omicidio del 17enne Francesco D'Augelli, avvenuto alle 21.30 del 18 luglio in via Lucera a San Severo. Nella tarda mattinata del giorno successivo al delitto, il minore, accompagnato dal suo avvocato di fiducia, si è presentato presso gli uffici della squadra mobile della questura di Foggia, dove innanzi al PM e alla presenza della psicologa ha ammesso le proprie responsabilità e ha consegnato l'arma del delitto, sottoposta ora a sequestro. L'attività investigativa e in particolare l'acquisizione dei sistemi di videosorveglianza, unitamente alle dichiarazioni dei testimoni del grave episodio criminoso, ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare il presunto autore, che si è reso immediatamente irreperibile. Secondo quanto sinora ricostruito, il movente del litigio, sfociato nell'omicidio, risiederebbe in precedenti attriti per motivi sentimentali. I due giovani sabato scorso avrebbero avuto un litigio nel corso del quale il 15enne avrebbe minacciato di morte il 17enne. Lunedì sera tra i due ci sarebbe dunque stata una nuova lite. Il 15enne avrebbe accoltellato Francesco D'Augelli, che ferito ha percorso una decina di metri prima di accasciarsi a terra nei pressi della propria abitazione. Inutile purtroppo la corsa verso l'ospedale Masselli Mascia, dove il ragazzo è giunto già privo di vita. È stata invece operata alla testa la 41enne di Francavilla Fontana, che, spaventata dal malore del figlio, si era lanciata dal balcone della sua abitazione. Ve ne abbiamo
dato conto qualche giorno fa, le sue condizioni restano però critiche. È stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa per rimuovere un ematoma alla 41enne di Francavilla Fontana, che dopo il malore accusato dal figlio che aveva bevuto un cocktail di detersivi si era lanciata dal terzo piano della sua abitazione. La donna aveva riportato diverse fratture e lesioni interne, ma a preoccupare maggiormente i medici dell'ospedale Perrino di Brindisi era il trauma alla testa. Rimosso l'ematoma, la prognosi resta riservata e le condizioni della signora sono comunque critiche. Non sarebbe in pericolo di vita invece il figlio di 6 anni che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, aveva ingerito a causa di un tragico errore il cocktail di detersivi contenuto all'interno di una borraccia presente in casa. Il piccolo aveva riportato bruciature al cavo orale e dopo le prime cure ricevute a Brindisi era stato trasferito al Giovanni XXIII di Bari, dove è attualmente tenuto sotto osservazione. La procura di Brindisi ha intanto disposto vari accertamenti mirati a determinare la drammatica dinamica dei fatti avvenuti nell'appartamento lo scorso lunedì mattina. Secondo quanto ricostruito, la 41enne, pressa da panico e disperazione per il malore del figlio, si era lanciata dal balcone, finendo prima su un tendone sottostante e poi su un'auto parcheggiata, un dramma che ha scosso l'intera comunità. Cambiamo pagina, il Mediterranean Aerospace Matching, appuntamento pugliese dedicato all'aerospazio, fa il bis, tornerà per la sua seconda edizione all'aeroporto di Grottaglia a settembre 2023. Il Mediterranean Aerospace Matching, il primo evento internazionale aerospaziale nato in Puglia, torna per la seconda edizione dal 27 al 29 settembre 2023 negli spazi dell'aeroporto di Taranto Grottaglie. L'annuncio è stato dato nel corso dell'Air Show internazionale di Farnborough nel Regno Unito. La prima edizione del MAN ha coinvolto 90 relatori nazionali ed internazionali impegnati in 11 panel, presenti le maggiori multinazionali al mondo di settore. Obiettivo della prossima edizione è l'ulteriore valorizzazione internazionale di questo scalo, candidato a diventare hub europeo per lo sviluppo degli aerei senza pilota, primo spazioporto in Italia per i voli suborbitali e polo logistico integrato di sviluppo del trasporto merci per via aerea, senza contare che Taranto Grottaglie insiste sul territorio della ZES Ionica, elemento che accresce la competitività dell'area per gli investitori esteri. La Regione Puglia ha deciso di investire pesantemente, così come ENAC dello Stato italiano, questo importante spazio porto, che è uno spazio porto di grandissimo riferimento, e noi come Regione Puglia proviamo a costruire match di opportunità affinché si costruiscono condizioni di vantaggio per attrarre nuovi investimenti. L'aeroporto di Puglia ha questa grandissima opportunità di presentare al mondo il suo spazio porto, lo spazio porto di Grottaglie, lo spazio porto della Puglia, lo spazio porto nazionale. Un sistema di capacità e competenze industriali, tecnico-scientifiche pugliesi, che trova anche nella valorizzazione dell'infrastruttura aeroporto di Grottaglie una opportunità che va al di là del confine regionale. Da un lato le imprese protagoniste del MAM pugliesi, ma dall'altro i protagonismi che arrivano da altri luoghi d'Italia e non solo, per ritrovarsi in un momento di confronto. Nuovi investimenti per il porto di Brindisi, nelle scorse ore una serie di novità, vediamo quali sono in questo servizio. Sarà il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, il commissario per la realizzazione della vasca di colmata nel porto di Brindisi. La nomina è stata registrata formalmente nelle scorse ore. Ad annunciarlo con soddisfazione sono i due deputati pugliesi di Forza Italia, Mauro Dattis e Gianluca Rospi, che lo avevano proposto. Per Brindisi sono due le opere per le quali è stato richiesto il commissariamento: la cassa di colmata tra Costa Morena Est e Pontile Petrolchimico e il raccordo tra rete ferroviaria e aeroporto Papola Casale. Per quanto riguarda il primo intervento, la proposta di nomina era ricaduta su Patroni Griffi, mentre per il secondo era stato proposto il nome di Roberto Pagone, dirigente di Rete Ferroviaria Italiana. Arriva intanto anche la stipula del contratto per la realizzazione del pontile a Briccole, una delle opere che l'autorità di sistema portuale ritiene necessarie anche su richiesta della Capitaneria per lo sviluppo del porto brindisino, soprattutto per garantire una sosta sicura alle navi più grandi. Martedì mattina il presidente Patroni Griffi ha firmato digitalmente il contratto con l'affidamento dei lavori all'ATI, composta da Venna in qualità di mandataria, da Research Consorzio Stabile quale mandante ausiliaria, con la società Duomi indicata per la redazione del progetto. L'importo totale dell'appalto è di circa 6.400.000 euro. E adesso una pagina che parla di salute e di welfare. Intanto le aspettative sul Covid in autunno, ne ha parlato Matteo Bassetti, infettivologo, ospite di Bruno Vespa a Manduria.
infettivologo e ricercatore e professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Genova e nella stessa città, direttore del reparto malattie infettive dell'Ospedale San Martino, ma non ha poi bisogno di tante presentazioni, Matteo Bassetti, che ha aperto il primo dei 5 appuntamenti di A Cena Con, invitato all'intervista da Bruno Vespa nella sua bella masseria nelle campagne di Manduria. Si è partiti dalla presentazione del suo libro Il mondo è dei microbi, il Covid protagonista, con le nuove sfide che aspettano la scienza e la medicina nei prossimi mesi, ma inevitabilmente si è scivolati all'attualità. Probabilmente inconsapevolmente è diventato il protagonista dei dati, delle informazioni, quelle certe che la gente cercava di questo Covid. Oggi la situazione, però, lei ha detto, è molto cambiata e quindi forse è sbagliato diffondere questo bollettino quotidiano, perché insiste su questo punto. Sembra che il nostro paese stia messo molto male dal punto di vista del Covid. Nella realtà noi abbiamo certamente molta circolazione del virus senza avere forme impegnative che rappresentano oggi meno del 10-15% di tutti quelli che vanno in ospedale. Le ha sottolineato, forse in diverse regioni d'Italia abbiamo già raggiunto l'atteso picco estivo, ma per i mesi invernali cosa dobbiamo aspettarci? Ma dovremmo abituarci a questo andamento di alti e di bassi, questa è una malattia con cui convivere evidentemente, e oggi siamo veramente di fronte a un'infezione con cui si può convivere, perché la possiamo curare, la possiamo trattare, la possiamo gestire. Certamente non ci sopraffa più come ci sopraffaceva nel 2020. Questa pandemia ha reso gli infettivologi più noti che mai. Tutta questa attenzione per lei è stata positiva o negativa? Ma se ha portato alla materia per la quale io mi onoro di lavorare, certamente positivo. Il treno della speranza, dopo 2 anni di stop, torna. Il convoglio dell'Unitalsi in oltre 600 in viaggio verso Lourdes. Questa mattina sono partiti da Taranto. Il saluto con lo sventolio di fazzoletti bianchi tra emozione e speranza. La partenza del pellegrinaggio organizzato dall'Unitalsi. È partito dalla stazione di Taranto alle 8 in punto il treno, con a bordo circa 500 persone, tra diversamente abili e accompagnatori. Torna dopo 2 anni di pandemia questo storico avvenimento. E a questo pellegrinaggio affianchiamo anche un messaggio importante, che è quello della pace. Vogliamo dire a tutto il mondo che dalle situazioni più fragili si può lanciare un messaggio importante, che la guerra non va dimenticata. 32 ore di viaggio tra preghiere e sorrisi, un'avventura irrinunciabile per tanti diversamente abili e non solo, come sempre con la collaborazione di Trenitalia, predisposte tutte le misure anti-Covid. Ci sono anche molti volontari che si danno molto da fare. Noi siamo veramente molto contenti come Trenitalia e speriamo che tutto vada bene. Il lungo treno dell'Unitalsi ha 9 cuccette, di cui una barellata, altre 2 vetture per usi diversi più la cucina. La stazione di Taranto alle prime ore del mattino era affollatissima. Quest'anno si riprende ed è un segno non soltanto per i portatori di handicap, per i diversamente abili, per gli operatori, per i volontari, ma credo anche per tutta la città, perché sapere che parte un treno per Lourdes è un segno di gioia, un segno di speranza. Siamo tutti ben carichi, perché dopo 2 anni di fermo l'Unitalsi ha voluto intraprendere questo meraviglioso cammino. Ancora speranza, ma da tutt'altra spigolatura, è quella che ha aggiunto il governatore a Lecce. Occasione sono stati i 30 anni della strage di Capaci. Momento di riflessione. Io personalmente, avendo conosciuto un po' tutti, in particolare Giovanni e Paolo, me la sarei volentieri evitata, perché passare delle serate a ricordare degli amici con i quali ho passato altre serate molto più gradevoli e belle, è un po' una disdetta, è una specie di piccola condanna che, come capita nella vita, molti di noi espiano. Musica, teatro, ricordi e riconoscimenti, tutto in una sera e nel trentennale della strage di Capaci e di Via D'Amelio, grazie all'associazione Sanità che cambia. E segue il filo ispirativo di una frase di Paolo Borsellino: un giorno a questa terra, potremmo dire, sarai bellissima. La manifestazione dell'associazione che invita al rispetto e alla riconoscenza per il sacrificio dei 2 giudici. Una serata per fare memoria, una serata per ricordare, una serata non di parole vuote ma di parole importanti. E la parola che mi piace usare è scelta.
scelta per dire no alle mafie, perché come l'anno scorso disse il nostro Presidente della Repubblica, o si è contro le mafie o si è con le mafie. La serata ha preso il via con il concerto Sarai Bellissima, che ha visto sul palco l'Imperfetto Prossimo e le letture di Morciano e Martena. Questa è la musica, un urlo che nota dopo nota si sublima in preghiera, l'invito a unire coscienze e cuori. Presenti alla serata le massime cariche istituzionali e politiche, sia locali che regionali. Se lei tornasse indietro, rifarebbe il magistrato? Beh, innanzitutto non si può tornare indietro, quindi io sono un magistrato e non ci posso fare più niente, nel senso che sono la storia della mia vita passa da quel concorso, passa da quei ricordi e passa da quelle persone. E sinceramente sono orgoglioso ancora oggi di essere un magistrato. Arriverà nelle sale italiane il prossimo 22 settembre Ti mangio il cuore, la nuova pellicola del regista barese Pippo Mezzapesa, protagonista Elodie alla sua prima avventura cinematografica. 30.000 la Madonna. 30.000 il Campo Reale. Che dici? Guarda. Una terra da far west in cui il sangue si lava con il sangue a riaccendere l'odio tra due famiglie rivali e un amore proibito, quello tra Andrea, erede dei Malatesta, e Marilena, la bellissima moglie del boss dei Campo Reale. Una passione impossibile da estirpare, che travolge la ragione e riaccende la guerra tra i clan. Tratto dall'omonimo libro inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, edito da Feltrinelli, Ti mangio il cuore, diretto da Pippo Mezzapesa, è un gangster movie e una grande, tragica storia d'amore. Nelle scorse ore è stato proprio il regista Bitontino a donare alla rete una prima clip del suo nuovo film, annunciando l'uscita nelle sale per il 22 settembre prossimo. Ti mangio il cuore contiene materia ad alta temperatura, amore, morte, criminalità, riti e impossibile redenzione in un meridione oscuro e misterioso. Tutti elementi magnetici che ho deciso di raccontare in bianco e nero, perché da subito ho sentito che erano questi i colori di una storia contemporanea, eppure così profondamente ancestrale nei sentimenti, negli atti, nelle sentenze, spiega Mezzapesa. Il film è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, con il supporto logistico di Apulia Film Commission. Le riprese si sono svolte interamente in Puglia per una durata di 8 settimane. Accanto ai protagonisti, Elodie, al suo esordio cinematografico, e Francesco Patanè, nel cast anche Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Michele Placido e Brenno Placido. Ci fermiamo, ma torniamo tra poco con la pagina dedicata a Bari, Batte e Foggia. State con noi. Rimani connesso, scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.